Buonasera a tutti, solamente pochissimi secondi per portare il saluto al presidente Stefano Caldoro. Io definisco presidente perché per tutti noi già è presidente della regione Campania. Sono felice io a nome di tutto il gruppo che il presidente ha fatto visita alla nostra comunità, perché ormai da troppi anni è stata abbandonata dalla provincia, dalla regione, e ha fatto sì che il degrado regna nella nostra comunità, e quindi la provincia e la regione non permettono nemmeno la crescita politica, sociale e soprattutto la crescita economica. Presidente, come lei ben sa, il 28 e 29 marzo, in occasione delle votazioni regionali, il nostro comune viene coinvolto. Siamo tutti rammaricati che il centrodestra non è compatto per la vicenda comunale, ma tutti quanti noi, io e il mio gruppo, siamo vicino e siamo vicini al PDL, siamo vicini a Stefano Caldoro. Abbiamo deciso di portare il nostro rappresentante alla regione, il dottore Zara, che è candidato nella lista del PDL, perché crediamo che dobbiamo mettere in atto questa filiera, la filiera della regione, la filiera della provincia, dal momento in cui il presidente Cirielli della provincia si è dimostrato molto sensibile, molto favorevole con degli interventi concreti sul nostro territorio. Quindi crediamo bene che ci devono essere, si deve creare questa filiera, si deve creare questa intensità politica per dare e far crescere finalmente il territorio di Montecorvino Rovella. Non mi resta che lasciare l'in bocca al lupo al presidente Caldoro, e lo faccio con il motto che abbiamo fatto nostro, con la forza dell'ideale e con il coraggio di non piegarsi. Diciamo viva la regione Campania, viva la provincia, viva Stefano Caldoro, viva Montecorvino Rovella e forza e coraggio. Grazie Michele. A questo punto chiedo un intervento al decano in rappresentanza dei sindaci Mimmo Di Giorgio, che porta il saluto a Stefano Caldoro.